Bentornati al nostro quarto appuntamento con Creepy Games. Oggi vi tratterremo più del solito, perché la leggenda di oggi richiederà molta attenzione per essere seguita e soprattutto, alla fine, si potranno trarre tantissime conclusioni diverse. La puntata di questa sera parlerà di una versione modificata del gioco Zelda Majora's Mask, che ha dato vita a una delle leggende metropolitane del web più famosa, la leggenda di Bendrond. Non vi tratterremo ulteriormente in questa intro, perché l'argomento di oggi è veramente vasto. Andiamo a vedere la leggenda di Bendrond. Questa storia nasce in una nota image board che tutti noi conosciamo, più di preciso nella sezione X, quella riguardante il paranormale. Jadu Sable è il protagonista di questa vicenda, un ragazzo che proprio su X ha voluto condividere la sua esperienza con una strana copia di Zelda Majora's Mask per Nintendo 64. Jadu, da adesso lo chiameremo così, si era da qualche tempo trasferito nel dormitorio della sua università, come accade alla maggior parte degli studenti americani fuori sede, e un suo amico gli aveva regalato un Nintendo 64, console con la quale non giocava da molto tempo. Jadu era entusiasta della console e oramai stava iniziando a stufarsi dei pochi giochi di cui disponeva. Quindi una domenica decise di recarsi a un mercatino delle pulci all'interno di un quartiere residenziale della sua città. Jadu diede un'occhiata fra i vari tavoli del mercatino di quartiere, ma oltre qualche gioco per NES, quasi nessuno vendeva oggetti elettronici, ma solo quadri e oggetti d'antiquariato generici. Ad un certo punto però, giunto alla fine dell'isolato, scorse un vecchio sorridente che attirò la sua attenzione. Qualcosa spinse Jadu a chiedergli se vendesse anche qualche vecchio gioco per console. Il vecchio, dopo qualche secondo di pausa, si diresse zoppicando verso il suo garage. In quel mentre, Jadu notò che il signore in questione vendeva alcuni quadri con immagini rappresentanti maschere appuntite, molto simili alle maschere presenti in Zelda Majora's Mask. Erano inquietanti, quasi come le immagini utilizzate per i test psicologici. Dopo un minuto, il vecchio si ripresentò con una cassetta del Nintendo 64. Non aveva l'etichetta, ma era comunque una classica cassetta grigia Nintendo, con sopra la scritta Majora, fatta con un pennarello indelebile. Il vecchio non volle soldi in cambio della cassetta, poiché apparteneva ad un ragazzo che abitava da quelle parti. L'unica cosa che turbò il suo animo fu il modo con cui il vecchio lo salutò, pronunciando le parole «Beh, addio», pronunciato in maniera alquanto strana. Quando Jadu tornò nella sua stanza al college, avviò subito la console con la cassetta appena ricevuta. E in quel momento un brivido percorse la sua schiena nel vedere che l'unico salvataggio presente portava il nome di Ben. Jadu ripensò alla frase con cui il vecchio si congedò. Stava dicendo «Ben, addio». Il ragazzo non diede molto peso alla faccenda e diede subito un'occhiata al salvataggio, chiamato appunto Ben. La persona che aveva giocato quella partita era a buon punto nel gioco e risultava incomprensibile il perché avesse smesso di giocare poco prima della sua conclusione. Tuttavia, Jadu creò un nuovo salvataggio, chiamandolo Link in onore del noto protagonista. La cassetta sembrava andare senza intoppi, sembrava quasi una nuova copia del gioco, se non per qualche glitch grafico e qualche NPC che si riferiva al giocatore a volte come Link e a volte come Ben. Poteva essere tranquillamente un bug dovuto alla cartuccia un po' vissuta. Per cercare di risolvere questo errore fastidioso, Jadu decise di eliminare il salvataggio chiamato Ben. All'inizio sembrò che il problema fosse stato risolto, ma invece le cose stavano soltanto peggiorando. Gli NPC cominciarono a riferirsi al giocatore né come Link né come Ben, ma con nessun nome, facendo comparire sullo schermo degli spazi vuoti al posto del nickname. Andando avanti nel gioco, Jadu si rese conto che i bug grafici stavano aumentando, così come aumentavano degli eventi strani, tipo l'apparizione del ragazzo Teschio nella stanza del boss Majora. Il ragazzo Teschio non compare mai in quella stanza. Perché si trovava lì? Dopo qualche secondo, il gioco sembrava essere andato in crash, ma non appena il nostro protagonista si avviò per resettare la console, comparve un messaggio che diceva: «Non sai bene il perché, ma a quanto pare hai già una prenotazione». Jadu riconobbe la frase, è quella che appare quando ricevi da Anju la chiave della stanza all'albergo deposito vasi. Ma perché era comparsa lì, in quel preciso momento? 15 secondi dopo, comparve una seconda scritta che diceva: «Entrare nell'antro del boss del tempio? Sì o no?». Non ebbe il tempo di riflettere su cosa stesse succedendo che si accorse di non avere scelta. L'unica risposta possibile era sì. E così fece. In seguito alla mia risposta forzata, la schermata divenne tutta bianca e comparve subito dopo la scritta «L'alba di un nuovo giorno» e uno spazio vuoto al posto del nome. Per essere più precisi, vi riferiremo le esatte parole di Jadu che utilizzò per descrivere la situazione attuale.
mi ritrovai in una strana versione della città orologio, che sembrava quasi la proiezione dell'originale, all'interno di un universo parallelo. Uscii dalla torre orologio, come si fa normalmente all'inizio del primo giorno, ma scoprì con orrore che tutti gli abitanti erano spariti. Avevo 4 cuori e l'arco dell'eroe, ma a questo punto non consideravo neanche più il mio avatar. Probabilmente la cosa più agghiacciante era la musica. Era la canzone di guarigione, presa direttamente dal gioco, ma suonata al contrario. A volte in sottofondo sentivo anche le flebili risate dell'allegro venditore di maschere. Mancavano delle texture quella. Dentro la città orologio ovest mi ritrovai a camminare nell'aria e tutto appariva rotto. Tentai più volte di uscire dalla città orologio, ma ogni volta che cambiavo zona lo schermo diventava completamente nero e mi ritrovavo catapultato in una parte diversa dalla città. Arrivati a questo punto era chiaro che il gioco non voleva che me ne andassi, ma a un certo punto pensai che se fossi annegato volontariamente nel lavatoio sarei potuto ricomparire da qualche altra parte e lasciare questo posto. Arrivai di corsa al lavatoio e all'improvviso successe. Link strinse la testa fra le mani e sullo schermo apparve per un istante l'immagine dell'allegro venditore di maschere che sorrideva. A me, non Link. Con l'urlo del ragazzo Tesco in sottofondo. Quando ritornò alla schermata normale, mi ritrovai faccia a faccia con una statua di Link che appare quando si suona l'elegia di vuotezza. Lanciai un grido vedendo come la statua mi stesse scrutando con quello sguardo fisso indagatore. Mi girai e corsi via, verso la città orologio sud, quando mi accorsi con orrore che quella maledetta statua mi stava seguendo. Ogni volta, a intervalli casuali, la statua faceva la sua animazione per poi ricomparire alle mie spalle. Sembrava quasi che mi stesse inseguendo, e non voglio neanche dirlo, tormentando di proposito. Alla fine mi ritrovai a correre dentro il dojo del maestro di spade, fino al retro dell'edificio. Non chiedetemi il motivo. Intimorito com'ero, desideravo soltanto avere la conferma di non essere solo in tutto questo. Col mio rammarico non trovai nessuno, ma non appena mi voltai per uscire, la statua mi chiuse in un angolo del retrobottega. Tentai di attaccarla, ma non servì a nulla. Confuso e bloccato in un angolo, mi misi semplicemente a fissare la statua, attendendo che mi uccidesse una volta per tutte. Improvvisamente, la schermata ritornò all'immagine del viso dell'allegro venditore di maschere per una frazione di secondo. E subito dopo, Link riapparve voltato in direzione dello schermo, nella stessa identica posizione della statua, intento a osservarmi insieme alla sua copia. Letteralmente, a osservarmi. Quando ad un tratto si sentì l'urlo di un già morto, lo schermo diventò completamente nero e ricomparve la frase «L'alba di un nuovo giorno» e delle righe appena sotto. Mi ritrovai in cima alla torre orologio, assieme al ragazzo Teschio che fluttuava sopra di me. Alzai lo sguardo e vidi che la luna era riapparsa, incombendo su di me solo a pochi metri di distanza. Ma il ragazzo Teschio se ne stava semplicemente lì a fissarmi, con addosso quella diavolo di maschera. Adesso si sentiva una nuova musica in sottofondo, quella del tempio di acqua e di pietra, suonata sempre al contrario. Con un disperato tentativo equipaggiai il mio arco e scoccai una freccia contro il ragazzo Teschio, e riuscii anche a colpirlo, e subito dopo apparve un box di dialogo. Questo non ti porterà a nulla di buono. Improvvisamente Link fu sollevato da terra, levitando per aria, e un secondo dopo prese fuoco, lanciando un urlo tremendo, per poi morire all'istante. Il ragazzo Teschio fece la sua risata malefica mentre il mio corpo ormai privo di vita continuava a bruciare, e lo schermo divenne nero per qualche istante. Riapparvi nello stesso luogo, e questa volta provai a caricarlo, ma successe sempre la stessa identica cosa di prima. Link fu alzato da terra, da qualche forza misteriosa, scoppiando in fiamme e morendo subito dopo. Questa volta, mentre la schermata ripiombava nel nero, si sentì la debole canzone di guarigione, suonata al contrario e seguita in sottofondo. Al mio terzo e ultimo tentativo, mi accorsi che questa volta non c'era alcun suono, solo un silenzio sinistro. Mi venne in mente che originariamente, durante l'incontro con il ragazzo Teschio, si doveva usare l'ocarina per tornare indietro nel tempo. Cercai di suonare la canzone del tempo, ma appena prima che riuscissi a eseguire l'ultima nota, Link ancora una volta prese fuoco e cadde inerte al suolo, senza vita. Il gioco poi iniziò a mostrare dei problemi. L'animazione procedeva in modo irregolare, come se la cartuccia stesse caricando qualcosa di pesante. Dopodiché si ripresentò la stessa scena delle prime 3 volte. Solo che stavolta Link era disteso a terra, con la faccia voltato verso lo schermo, insieme al ragazzo Teschio che fluttuava sopra di lui. Non riuscivo a muovermi, non potevo premere alcun pulsante. Tutto quel che potevo fare era rimanere lì a fissare il cadavere di Link.
La scena durò circa per 30 secondi, dopodiché lo schermo ritornò nero e in mezzo ad esso campeggiava un box di dialogo. Ti sei imbattuto in una sorte terribile, non è vero? Il gioco quindi ritornò alla schermata del titolo. Non appena carichei la schermata di selezione file, mi accorsi che il mio salvataggio non c'era più, ma che era stato sostituito da Il tuo turno. Il tuo turno aveva 3 cuori, nessuna maschera né strumenti. Selezionai Il tuo turno e subito dopo averlo fatto, fui catapultato di nuovo in cima alla torre orologio, Link morto e il ragazzo teschio sopra di me, con la sua risata demoniaca che si ripeteva all'infinito. Premetti rapidamente il pulsante di reset e quando il gioco si riavviò, un nuovo file era stato aggiunto. Ben. Il file Ben era rimasto uguale a quando l'avevo cancellato. Al tempio della torre di pietra e con la luna che stava quasi per precipitare sulla terra. A questo punto, Jadu spense definitivamente la console e cercò di dormire, senza riuscirci, assillato dagli incubi e da quella maledetta statua che gli compariva anche in sogno. Cosa voleva dire tutto questo? Era tutto troppo elaborato e diabolico per essere una semplice cartuccia hackerata. Che cosa voleva da me quel gioco? Il giorno dopo quella vicenda, Jadu tornò nuovamente nel quartiere in cui aveva acquistato il gioco, alla ricerca del vecchio che gli aveva venduto quella cassetta maledetta. Casa del vecchio era disabitata, con un cartello in vendita. Il ragazzo allora provò a fare qualche domanda al vicino, che in quel momento era nel giardino. Quest'ultimo disse che il vecchio aveva appena traslocato ed era il motivo per cui si era messo a vendere tanta roba dalla sua vecchia casa. A questo punto, Jadu fece un tentativo, chiese al signore chi fosse Ben. L'espressione dell'uomo divenne cupa, e disse che a 4 isolati di distanza da lì, 8 anni prima, c'era stato un incidente in cui era rimasto coinvolto un ragazzo di nome Ben. Si ricordava bene che il tutto era successo il 23 aprile, poiché coincideva con il suo anniversario. Jadu non ottenne altre informazioni dal vicino del vecchio e si incamminò lentamente verso la sua stanza del dormitorio universitario. Ma torniamo al racconto estratto dal secondo posto di Jadu su X. Sono ritornato in camera e ho cominciato a giocare. Ho riacceso la console e ho fatto un balzo indietro quando è comparsa la maschera. Il suono che fece non era il normale whoosh, ma uno più acuto. Premetti start, preparandomi per il peggio. Ma i due file, Il tuo turno e Ben, erano rimasti uguali a come li avevo lasciati 2 notti fa. Selezionai il file Ben ed esitai un attimo, accorgendomi che i progressi di gioco non erano gli stessi di 2 giorni fa. Sembrava che questa volta avessi finito tutto il tempio della torre di pietra. Chiamando a raccolta tutto il mio coraggio, iniziai a giocare. Ero di sicuro nel tempio della torre di roccia. Ma quella era l'unica cosa che mi aspettavo. Il luogo stesso non si chiamava Tempio della Torre di Pietra, ma piuttosto Pietra. E subito venne accolto da un box di dialogo, pieno di parole a casaccia. Il corpo di Link era storto, la sua schiena piegata vistosamente su un fianco, in modo tale che la sua postura risultasse orribilmente deformata. L'espressione di Link era spenta, quasi monotona. Aveva uno sguardo che non riuscii proprio a riconoscere come noto. Era vuoto e inespressivo, come se fosse morto. Sebbene Link stesse fermo, il suo corpo dondolava avanti e indietro. Rimasi a osservare ciò che rimaneva del mio avatar, e mi accorsi allora che aveva equipaggiato sul pulsante C uno strumento che non avevo mai visto, una specie di appunto, ma anche selezionandolo non accadeva nulla. Si sentivano suoni ripetuti che non avevo mai notato prima nel gioco, quasi demoniaci. E c'era anche un guaito, o una risata, o qualcosa del genere, molto acuto in sottofondo. Ebbi 2 minuti per esplorare la zona circostante, prima che un'altra di quelle statue comparisse di nuovo. Fui trasportato quasi all'istante alla schermata alba di un nuovo giorno. Adesso ero diventato un Deku, alle porte della torre orologio. La scena era quella di quando si ritorna indietro nel tempo la prima volta. Tuttle disse come di consueto, «Cosa è successo? E come se ogni cosa...» Ma invece di continuare con «si stesse ripetendo ancora», il dialogo terminava con un testo insensato, accompagnato dalla debole risata dell'allegro venditore di maschere. Presi di nuovo controllo del mio avatar, ma l'angolazione era del tutto stravolta. Vedevo il mio personaggio correre in giro dietro la porta della torre orologio. Siccome non potevo andare da nessuna parte, dato che letteralmente non potevo guardarmi intorno, entrai con riluttanza nella torre, dove fui accolto dall'allegro venditore di maschere, che mi disse semplicemente «Ti sei imbattuto in una sorte terribile, non è vero?» un secondo prima che lo schermo diventasse completamente bianco. Mi ritrovai nei campi di Termina,
di nuovo sotto forma di umano. Ormai non era rimasta più alcuna piccola traccia del gioco originale. Venivo trasportato a caso in luoghi altrettanto casuali, e non c'era neanche più l'orologio. Cercai di riprendermi e di orientarmi nella zona, e subito mi resi conto che c'era qualcosa che non andava. Non c'erano nemici di alcuna sorta, e c'era una versione distorta della canzone dell'allegro venditore di maschere in sottofondo. Decisi di correre verso il bosco, quando notai tre figure fuori dalla visuale. Una di queste era Epona. Mentre mi avvicinavo, mi accorsi con orrore del ragazzo teschio, della statua e dell'allegro venditore di maschere che stavano lì ferme. Pensai che fossero frutto di un bug, ma visto il punto in cui ero arrivato, ripetevo fra me e me che era inutile che mi illudessi. Non di meno, mi avvicinai cautamente e vidi che Epona e il ragazzo teschio stavano eseguendo una pigra animazione, mentre la statua stava facendo quello che aveva fatto fin dall'inizio, rimanere immobile con quel suo fare inquietante. Fu l'allegro venditore di maschere che mi spaventò molto più degli altri due. Dovunque mi spostassi, la sua testa si muoveva e seguiva i miei movimenti. Il gioco emise il solito ding a indicare che in quel momento dovevo suonare lo strumento, e provai con una canzone che non avevo ancora suonato. La canzone dello stesso venditore di maschere, quella che era stata ripetuta all'infinito dal quarto giorno. La canzone di guarigione. Le tre figure stettero ritte in piedi, in silenzio, a fissare il mio corpo privo di respiro che bruciava. E nuovamente comparì la frase: ti sei imbattuto in una sorte terribile, non è vero? Apparve il filmato di Link che si trasformava in uno Zora, ed improvviso mi ritrovai sulla baia del grande tempio. Titubante, ma curioso di vedere cos'altro il gioco aveva in serbo per me, mi avvicinai alla spiaggia, dove trovai Epona. Mi chiesi come mai il gioco l'avesse posizionata proprio qui. Forse voleva suggerire che stesse cercando di bere? Dal momento che non potevo togliermi la maschera, capii che cavalcarla non era la ragione per cui resto messo qua. Presto mi accorsi che Epona stava continuando a initrire, e il modo in cui era disposta faceva sembrare che mi stesse indicando qualcosa lontano dalla riva. Era solo un'idea, ma comunque mi tuffai dentro la grande baia e iniziai a nuotare. Alla fine, manco poco che mi sfuggisse, trovai come qualcosa nell'oceano. Un'ennesima statua delle leggi di vuotezza. Scesi più in profondità per esaminarla, e improvvisamente il mio Zora fece un'animazione strana, come se stesse soffocando. Il che non aveva senso, poiché gli Zora sanno respirare sott'acqua. In ogni caso, il mio personaggio morì, così, soffocato. E ancora una volta, l'unica cosa luminosa nella mia morte era la statua delle leggi. Questa volta non riapparvi da nessuna parte. Fui catapultato alla schermata del titolo, come se avessi resettato il gioco. La schermata di avvio era là davanti a me. Sapevo che se il gioco mi aveva trasportato qui era perché i file di salvataggio erano cambiati di nuovo. Tirando un profondo respiro, premetti start. Avevo ragione. I nuovi salvataggi mi parlarono di Ben. Ora appariva chiaro il motivo per cui la statua era comparsa quando avevo cercato di andare al lavatoio. Il gioco doveva aver previsto il modo in cui intendevo fuggire dalla città orologio del quarto giorno. I due file mi dissero della sua sorte. Come sospettavo, Ben era morto. Era affogato. Il gioco non ha finito con me. Mi provoca con degli altri salvataggi. Vuole che continui a giocare, che scavi più in fondo. Ma io voglio darci un taglio. Non toccherò più questi file. Il post che vi abbiamo appena letto fu scritto di sera. Qualche ora più tardi, a notte fonda, Jadu compose un altro post, allegando un altro video. Vi riporteremo il video da lui postato e le parole contenute nel suo post, che in questo caso non sono riferite al video, ma al suo dramma personale con la misteriosa cartuccia. So che è mattina presto, sono stato alzato tutta la notte, non riesco a dormire, non mi importa se la gente vedrà questo messaggio, non è questo il punto, voglio solamente che questa mia storia venga diffusa in tutto il mondo, così non soffrirò per niente. Ho perso la voglia di scrivere. Meno mi dilungo sulla faccenda, meglio è. Credo che il video parli da solo. Ho fatto quel che mi avete detto di fare.
ho suonato le leggi di vuotezza non appena il gioco me ne ha dato l'occasione. Ma credo che fosse ciò che il gioco, o ben, Dio, non riesco neanche a credere di star prendendo in considerazione l'assurda ipotesi che lui viva nel gioco, voleva che facessi. Adesso mi sta seguendo, non solo nel gioco, è dentro i miei sogni. Lo vedo ogni volta, dietro le mie spalle, semplicemente a fissarmi. Non sono più andato a lezione, sono rimasto in camera mia con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate. In questo modo so che non mi può vedere, ma riesce comunque a raggiungermi quando gioco. Quando gioco, riesce a vedermi. Il gioco ora mi sta spaventando. Per la prima volta mi ha parlato. E non solo usando testo preesistente nel gioco, mi ha parlato. Ha comunicato con me. Ha menzionato Ben. Ha comunicato con me. Non so cosa significhi, non so cosa voglia. Non ho mai voluto nulla di questo, rivoglio solo la mia vecchia vita indietro. Roba del genere non capita a persone come me. Sono ancora un ragazzino, non ho neanche l'età per bere. Non è giusto, voglio tornare a casa. Sono troppo lontano da casa, qui, in questa scuola. Voglio solo riabbracciare ancora mia madre. Voglio disperatamente dimenticare la faccia inespressiva della statua. Non voglio giocare più. Ho l'impressione che mi capiterà qualcosa di brutto se non lo faccio. Ma questo è impossibile, è solo un gioco. Non mi può fare del male, giusto? È quello che continuo a ripetermi, ma ogni volta che ci ripenso non ne sono così convinto. Qualche giorno dopo questo post angosciante, vi fu un nuovo post su X riguardante la faccenda. Ma ora non era già dopo stare, bensì suo compagno di stanza. Questo post porta la data del 12 settembre 2010 e quel che state vedendo è il video legato al suo messaggio. Mettiamo le cose in chiaro. So che siete preoccupati, ma Jadu Sable sta bene. Oggi ha finito di sistemare le sue cose e ha detto che sarebbe ritornato a casa. Ha deciso di saltare questo semestre. Non ho le idee chiare su quel che è successo. Ho una vaga idea, ma probabilmente voi ne sapete di più di me. Sono il compagno di stanza di Jadu Sable e da qualche giorno mi ero ovviamente accorto che c'era qualcosa che non andava in lui. È stato sempre nella sua stanza, ha perso contatto con tutti i suoi amici e sono abbastanza sicuro che non abbia mangiato quasi nulla. Dopo il secondo giorno non sono più riuscito a rimanere lì con lui. Così sono andato a stare da un mio amico, passando soltanto per prendere quello che mi serviva. Ho provato a parlare più volte, ma ogni volta che gli chiedevo il motivo del suo strano comportamento, mi interrompeva e troncava in fretta e furia il discorso. Era come se qualcosa lo stesse tormentando. Ieri sono tornato a prendere il mio libro di filosofia e lui mi si è avvicinato. Aveva un aspetto orribile e due enormi borse sotto gli occhi. Mi ha portato una chiave USB e mi ha dato delle indicazioni precise. Mi ha detto che dovevo fargli un ultimo favore. Mi ha raccontato tutto dell'accaduto. Mi ha dato anche la password del suo account di YouTube e ha detto che se ne sarebbe andato. Ha blaterato qualcosa sul fatto che l'ho indotto a giocare ancora. Poi ha aggiunto che dovevo caricare il filmato su internet e informare la gente su quello che era successo. Gli ho detto che poteva fare tutto questo anche da solo e con sguardo furente mi ha detto che non avrebbe mai più toccato quel gioco. Quella è stata l'ultima cosa che mi ha detto. Non mi ha neppure salutato quando sono venuti a prenderlo i suoi genitori. Non ho neanche avuto occasione di conoscere i suoi. In tutta onestà, non so dirvi con precisione quel che è accaduto. Non riuscivo a capirlo bene quando parlava. E inoltre, il suo aspetto devastato mi ha anche distratto. Sulla chiavetta c'era un filmato del gioco risalente a ieri notte. Un documento di Word in cui c'erano il suo nome utente e la password per l'account di YouTube. E un file chiamato thetruth.txt che conteneva quel che erano le sue note. Mi ha detto che era una questione di vitale importanza, che seguissi le istruzioni alla lettera. Normalmente non prenderei così sul serio una faccenda riguardante un banale videogioco, ma il modo in cui parlava e il suo aspetto mi hanno fatto capire che per lui era qualcosa di veramente importante, e questo lo rispetterò. Ho il video da ieri, ma ho dovuto chiedere aiuto a qualcuno per caricarlo. Non mi intendo molto di queste cose. Dopo aver visto il suo video, sono andato sul suo account a guardare gli altri per capire bene quel che stava succedendo. Il video lo caricherò stasera, mentre posterò thetruth.txt il 15 settembre, come da richiesta. Ho resistito alla tentazione di darci uno sguardo, quindi non appena lo vedrò, lo vedrete anche voi. Per rispetto al mio amico. Prima che lo chiediate, no, non l'ho ancora chiamato. Proverò a fargli una telefonata domani per vedere se è tutto a posto. A quest'ora dovrebbe essere già a casa.
In questo video ho tagliato completamente la parte iniziale, fino a quando non ha selezionato il file Ben. Probabilmente Jadu Sable ha voluto tenere quella parte di selezione file perché i salvataggi a volte cambiavano. Quindi perdonatevi, ma questa volta i file erano identici a quelli dell'ultima partita. Link e Ben. Nulla di diverso. Non c'ero quando ha giocato, ma mi è sembrato che all'inizio stia provando qualche oggetto o controllando il suo equipaggiamento, dato che apparentemente erano cambiati dalla scorsa volta. In seguito, credo che il gioco si faccia troppo personale per lui. Thank you.
Angosciante, non è vero? Cosa potrebbe essere successo tra un video e l'altro? E in che modo Ben si è messo in contatto con il ragazzo, come egli stesso ha affermato? Se volete dare una lettura al file tradotto di The Truth, lo trovate qui sotto in descrizione. In quel file troverete tutta la verità e tutte le memorie di Jadu Sable durante tutta questa vicenda. Però vi avverto, se siete rimasti turbati da questo video, vi sconsiglio vivamente di leggere The Truth. Per oggi questa puntata di Creepy Games termina qui. Ci rivediamo al prossimo video del canale e ricordatevi sempre di guardarvi intorno, perché non potete mai sapere se c'è qualcuno che vi sta seguendo o osservando in silenzio. Alla prossima e buonanotte.